Siamo arrivati in queste chiese. Adè. Il canto di Manuffello. Ah, andiamo al bagno, bagni pubblici. Andiamo al bagno. Oh, prima puzzava lì dentro con l'autobus. Sì? Hai sentito però? Sei andato al bagno? Sì. Io no, là non ci sono andato. Non ci sono andato, non mi piace a me andare al bagno ante gli autogrill. Ah, ah. Mi fa schifo proprio. Infatti impestava, guarda. Sì, sì. E fai sempre questi video, queste musichette di sottofondo. Quella è la musica sua, guarda un po' le belle sei fiori. Che spettacolo, quanto mi piace. Oh, mi sa, per i valciassuto se la fa addosso. Infatti, mi fa un chilometro per l'altro. Non chiudere difettosa, qui ci uomini. Poggio un attimo l'ombrello qui fuori. Speriamo che non me lo fregano su. Ah, qui non puzza. È strano. Pensavo peggio, sì. Che fai? Filmando questa pisciata. Ma dai! Ma come si fa? A me non mi filmate sta pisciata, cazzo. No. Lavatevi bene le mani. Io ce l'avevo dentro la lavandì. Ripiamo l'ombrello. Sta filmato mentre pisciavo. Specchio. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è il più bello del reame? Luke. Luke, io sono tuo padre. Che voce, pensa? Cazzo, non ti ricordo, Guerre Stellari, ah, ragazzi, sì. Ma dai, ma sparate. Oh, adesso me lo non in mente dopo di Amen. Sono scoppio ritardato, pazienza. Luke Skywalker. Quello è Luke, no? Lo Luke Skywalker. Pensa a te, oh, ma come pare vero che ci entriamo qui? Pensa che lo arrivo adesso, due punti in bianco, senza nessuna programmazione, da oggi sì. Oggi siamo qui. Da un giorno lo so, Luca. Tutto si avvera. Grazie, Luca. Sto alla fatina. E poi non è che dobbiamo ringraziare. Non è che faceva la canzone della fatina lì? Adè quando ti ricordi. Cioè, di quando è che ti no, di quando è che ti poteva venire? Ma come pare vero che siamo qui? Manca a me. Perché, cioè, e poi non è che dobbiamo ringraziare solo noi, Luca, pure voi altri lo dovete ringraziare. Perché per merito suo potete vedere il suo documento. A me non mi devi ringraziare nessuno, mi fa piacere che vi fa piacere. Andiamoci a divertire. Allora io fotografo i fiori che mi piace troppo. Bella, bella sta chiesa. Bella, bella. Peccato solo quell'affare bar ristorante che è ristrutturazione. C'è pure l'orologio, ma non funziona, mi sa. Come no? Alle 9? È alle 9? Non lo so, non ce l'ho il bar orologio. Lì segna alle 9. Può essere? Prima quando sono arrivati mancava e segnava 10 minuti alle 9. Allora può essere, sì. Via Cappuccini. Perché questo è meglio di Cappuccini, eh? Boh, me sa. Ah? Sì. Senti, oh, suona pure. Comunque non c'è scritto che è a pagamento no. Il parcheggio.
quindi stiamo tranquilli. Ristoro Lugattone. Lugattone, quello c'è da Magnaliati. Ah, in pratica è un convento cappuccino. Sì, sì. Ha fatto scalpore per sta. Per sta raffigurazione. Guarda che roba. Chissà se ce lo fanno vedere il volto santo, che dici? Manopello. Città del volto santo. Che dici Matteo, ci fanno entrare? Ci fanno entrare? Ce lo fanno vedere il volto santo? Parco Nazionale della Maiala. Ah no, della Maiella. E questo sarebbe apparso così dal nulla. Allora, ubicato, vediamo cosa c'è scritto quel qua qui. Legge, va. Ubicato sul colle a 1 chilometro dal centro, il santuario venne fondato nel 1620 insieme al convento dei Cappuccini e intitolato San Michele Arcangelo. Nel 1638 vi giunse il velo, che raffigura il volto di Cristo, che secondo la tradizione sarebbe stato consegnato nel 1506 a Giacomo Antonio Leonelli da un misterioso pellegrino. Il velo venne in seguito trasmesso in dote a Marzio Leonelli come dono dallo stesso notaio del complesso originario, non c'erano tracce visibili. Praticamente sto velo non si sa come è venuto fuori, sto velo. Si sa, gliel'ha dato sto tizio. Ma da dove l'ha preso quello? Ma questo l'avrà pitturato lui. Non è pitturato? No, manco. Cos'è? Una fotografia? Qualcosa ce deve essere stato. E adesso non so se ce lo fanno vedere, ma da lì vediamo. Il complesso originario non c'erano tracce visibili, ricordate che è un progetto di riaffermento degli anni 60 del secolo scorso, che ha realizzato la facciata. Attualmente è posizionato in una preziosa teca sull'altare maggiore, mentre inizialmente era aspettato nella cappella della nota destra, che oggi conserva le reliquie di Santo Stefano e Lupo. Il santuario è una delle mete più frequentate del turismo religioso abruzzese, soprattutto in seguito agli studi di padre docente presso l'Università Gregoriana di Roma. Queste ricerche dimostrerebbero che il velo conservato a Manopello corrisponde alla Veronica trafugata dalla Basilica di San Pietro negli anni prima della nuova del velo Manopello. Ah, quindi viene da Roma. Ah. Vedi? Intanto da qualche parte doveva da venire. Il primo settembre 2006 si è svolta la solenne visita del Santo Padre Benedetto XVI, a cui è seguita l'elevazione della chiesa a rango di Basilica Minore. Al piano superiore della chiesa è presente un'interessante sala del tesoro, ex voto, con annessa sezione di arte sacra del tesoro popolare. Al pian terreno è vestita la mostra della suora trappista Brandina del volto santo, vestito di Torino, il volto di velo di Manopello, un unico volto, che dimostra la perfetta coincidenza del velo di Manopello con la sindone di Torino. Ah. Quindi è misterioso le cose. Oh, comunque allora è stato fatto, restaurato negli anni 60, quindi è recente come cosa, la facciata. Sì, vedi che c'è pure il rosso, ci hanno messo. Quindi c'ha 50 anni È un peccato, come dicevo, che c'è quella là in ristrutturazione, se no era bello. Anche l'altra è stato fatto sicuramente negli anni 60. Poi qui c'è il cimitero. Andiamo a vedere pure il cimitero. Ma non buccamo prima dentro la chiesa? Sì. Andiamo a vedere prima dentro la chiesa. Io voglio fare prima il cimitero. L'eterno riposo tra loro, Signore. La luce perpetua riposa in pace. Cimitero, cimitero. Mi piace proprio i cimiteri a volte. Intanto prima o poi ci arrivate, Sì, sì. Dei manifesti, Elvio. Maria Domenica. Ma allora non è che sto velo in realtà?
Ma le belle, oh! Porca miseria! Io ho una teoria. Hanno preso le misure del velo del volto di Cristo e ci hanno fatto il quadro. Se tu c'hai il velo qui, ci metti sopra il coso, il telo quello per fare il quadro, tu segni i punti delle misure del volto e poi lo levi, fai il disegno preso dal calco del velo originale. Parlo di tombe antiche. Veronica vuol dire vero volto, no? Non lo sapevo. Allora, se questo, allora adesso mi devi spiegare una cosa. Se questo è il vero volto, perché quello di Matteo è un altro volto? Perché non è uguale. No. Allora? Quello di Matteo, quanti volti c'è? Quello che ad esempio mi ha dato oggi, no? È quello del di Santa Faustina Covasca. Quindi quanti volti c'ha? Quanti volti c'ha? Ma infatti questo è il mistero della fede, no? Non si sa. Allora io domani mattina mi sveglio, lo faccio con i capelli a cresta e dico questo è il vero volto. Però è anche vero, per Dio, per Dio tutto è possibile. Sì. Certo, per Dio tutto è possibile, però... Mm-hmm. Boh. Allora, siccome che tanto la foto non c'è, allora uno cerca sempre di avvicinarsi il più possibile. Sì, no? Sì, guarda, là c'è la foto del volto, quello che hanno visto, che si vede abbastanza bene. Sì, però bene o male, il volto... No, non è uguale per niente, dai, su. Adesso, non voglio dire, questo pare... E comunque così è, non lo so. Questo è quel volto santo di qui, è così. Questo è. Sì. Però in teoria. Quello che ti ha fatto prima Matteo per regalo è più bello. Come sì, dicevo. Per carità, è più bello e mi piace pure, ma non è per il regalo o per. È perché praticamente c'è un sacco di volti. Sì. Ecco, forse per quello che noi siamo figli di Dio e siamo tutti diversi. Bravissimo. E quindi... Dillo. Allora, per quello dicevo, noi siamo figli di Dio, siamo tutti diversi. È vero. Quindi Dio si manifesta in diverse forme, volte. In diversi aspetti. Infatti come la Madonnina quando appare in tanti luoghi del mondo, appare con altre vesti e di colore diverso della pelle. In base ai popoli. Anche la Madonna è così. Voglio dire, no, Lourdes appare in un modo, Fatima vestita ma infatti l'ho detto apposta perché... Addirittura anche con la pelle di colore, capito? Appare anche di colore. È apparsa la Anduetta, la Vandal. Però ad esempio quella di Loreto non è apparsa, quella di Loreto ha piato fuoco. Sì. È per questo che è diventata nera. Quello è vero. Dai, fammi una foto da qui. A Loreto non c'è una passata. Ma non è vecchia questa. Loreto non è un'apparizione. No, è la Madonna Nera, però dice nella Madonna Nera, però veramente ha piato fuoco, prima era bianca. Padre Pio ha detto che a Loreto cammina la Madonna lì dentro, il santuario. Dai, fammi una foto da qui al cimitero. E alla chiesa. Dai, ecco, mettiamoci qua, dai. Vieni qua, Luca. Dai, Luca. Luke. Vieni. A posto. Sta il cellulare, cosa fa? Cosa si fa? C'è la foto che viene meglio, perché la videocamera... viene sgranellato qua. È qua. Dai, un'altra volta. Incazzati o sorridenti? Basta, posto. Finito. Non è incazzati né sorridenti. Tutto scuro. Normale. Vabbè, siate contenti. Guarda che bel posto che siamo venuti. E poi questo che è solo l'antipasto. Sì? Guarda questo, fatto a forma di culo. O di cuore? Di cuore? Il cuore non è fatto così, non so se lo sai. Sì. Questo culo. È un culo. Vedi, tante volte siamo noi che stroppiamo i simboli. Come il cuore, no? Tu fai il cuoricino, ma il cuoricino sono due chiappe di culo. Perché se tu guardi il cuore umano o comunque delle bestie non è fatto in quella maniera. Quelle sono due chiappe di culo. Tanto la forma è quella. Io guardavo, mi sto soffermando. Ma sai cos'è? Le foto della gente morta, purina, ma lasciala morire, sta in pace. Lo so. Cioè finché passi, ok, però sta proprio a soffermarci se. Queste sono lapidi molto molto vecchie, queste sono le prime lapidi che sono state fatte in questo cimitero. Non si riesce nemmeno a leggere le date. Sì, ma vedi, se legge è stato pulito.
Però queste mi sa che le prime proprio che state fatte, guarda. Guarda, vedi quei matto. Questo è vero, non c'è nome e niente, Questa vedi? Stile proprio. zio Mario. Questa Come? proprio mi sa Come? male Stile tanto. mammo. Sì? Poi guarda, tutti quei fiori puliti, nuovi, belle pulite, belle lucide, guarda che roba. Questa è un po' zozza, ma questa mi sa che è più vecchia. Questa è la tomba che fa mia, usa con l'occhietto, va tutto abbandonato. No, abbandonato no, dai. Beh, sì, dentro è tutto crollato. Questa pure chissà cos'è. Ah, questa pure è un'altra. È un'altra bara. È un'altra lapide. Però mi sa che dentro c'è ancora. È rovinato un bel po', eh? 95 poi. 21 anni già. Ma tanto questa è chiusa. Ma tu guarda che roba, guarda quanto è belli quelli lì Col marmo sì. No, levigato. ma pure con la statua, con il soppalco lì, con la chiesa, la cupola. È una miseria. Mi costano un bel po'. Non sai quanto costano a fare così. Qui c'è le ceneri. Qui c'è le ceneri, ragazzi. Un po'. No, però da noi quelli sottoterra non erano messi tutti attaccati, no? No. Vero? Ma è bello così, sa? Vedi quelli tutti attaccati, no? Tu guarda questa l'hanno fatta tutta a me, Sì. eh? Guarda che roba, tutti intagliati. Cioè, capisci? Lì dentro ci mette nella bara. Vedi qui, va. Vedi questa scultura, vedi come l'hanno lavorata qui, vai. Non vorrei più star sopra. Par di fiori, oh, qui. È il Rinato. mio biobino. Ah, che roba questa. Questa mi dà paura proprio. Guarda lì. Che. Mamma mia, che lavorazione. Queste però sono quelle che mi piacciono di più. Perché cuscì deve essere. Capito? Sottoterra e con la chiusura sopra in cementazione, comunque questo sarà un marmo lavorato. Come veniva fatta? A parte che io voglio essere cremato, però. Mi gustano, perché queste sono proprio vecchie, vecchie, vecchie. È proprio delle prime. E poi rasoterra occupa un spazio. Tanto lo spazio è quello, se va per alto o va per basso, è sempre quello lo spazio. Quello pure è vero. Tenuta. Oh, la chiesa questa è. Sì, oh. La chiesa del cimitero. Chiusa. La chiesa. Gesù Giuseppe Maria. Prega per noi e per l'anima mia. Sì, questi sono tutti finti. Non so questo, no, ma è finta pure questo, sì, è di stoffa. Questo mi sa che rimane pulito così, perché è tutti finti. Il 90% è tutti finti. Sì, infatti vedi. Ma là dentro è un giorno e via che non c'è bocca. Tutto secco. Questa mi sa che è una delle ultime pure. Sono al morto. No.
Questi sono i del morto? Di 9? No, no, dicevo. No, non c'è gente. È un quarto. Allora funziona, funziona l'orologio. Vedi, qui non entra un po' di chiappe di culo. Ma no, veramente non è un cuore, quindi. In verità è due chiappe di culo. Quindi è un culo completo, certo. È il culo a cuore, il più bello che c'è, a parte quello anche a mandolino, non è male. Culo a cuore. Oh, non direi di una persona funebre, perché... una canzone quella che ho inventato con la chitarra, quando ero piccolo. I morti sepolti stanno dentro le catacombe. Quella lì cantava. Quella volta che a scuola disegnai sempre le scarpe da morto, le tombe. Io disegnavo sempre queste tombe qui. Sì. Uguale. Le bare. Sì. Dopo mi chiamai in presidenza la preside, ma cosa c'ha signora suo figlio? Un fatto? Malato mentale. Cos'è che è? Un malato mentale. Sempre se tombe, un mero. Ma perché disegna sempre le tombe? Come dicevo. Tanto questo ti dice, voglia che stiamo a discorre. I morti sepolti stanno dentro le catacombe. Sempre quella cantavo. Sono qua, va. Dice neppure che non so se questa o quell'altra, non so se quell'altra che c'è un tesoro sepolto dei templari che praticamente, quell'altra, che praticamente se tu indossi su gioiello, sta, non si sa bene se è una corona, se è un ciondolo, se è cos'è, diventi invincibile. E na miseria, ti dà potere. Sì, non credo che ce fanno scavare, però... Però non avevamo manco il metal detector, ma penso. No, ma quello ci sarà qualche posto nascosto, magari muovi una cosa. Un muro. Se si apre una parete, qualcosa. E troviamo sto gioiello. Mentre stiamo lì. Ma diventiamo invincibili. Altro che urca. No, comunque dobbiamo fare ancora quel tesoro nascosto che c'è dalle sì. Nostre parti. È quello ci dobbiamo andare, per forza. Però... E la strada, quella che hai fatto te, è sbagliata? Sì. È dall'altra parte che dove sei andato te, su per la collina. Capirai, io ho trovato un ripostiglio del mammo. Sono sbagliato. Praticamente da dove sei andato te, da dove ci aveva indicato quelli, sì. Si era sbagliato a darci l'indicazione. L'indicazione dove sei andato te era giusta, perché ci avevano indicato lì, però invece di a sinistra, due ne di a destra, capito? Perché okay. Lassù. Io sono andato lì perché ci siamo andati insieme di notte. Sì, che poi te si pezzi i file, mi pare, Sì. Ma quella la fammo. Il cammino dell'apostolo Tommaso. La miseria, troppo a camminare. Santo sepolcro, San Pietro Apostolo, Santo sepolcro. Quanto ha camminato? Ma sì, si è fatto tutta l'Italia fino al tacco. Da sud a cima. Ma poi qui continua, Va sapendo è andato. Andato a Santiago de Compostela. Sì. Tutto a piedi. Quello lo dovrei fare io, vedi? Nammiserio, dopo diventi uno scheletro. Ma è meglio. Uno scheletro no, ma a me basterebbe arrivare a 90 kg. Poi in palestra. Certo. Chissà cos'è quella frutta di gatto. Non sai cos'è quella? La passiflora. Mai vista. Quella c'ha un fiore viola, bello un bel po'. Sì. È che quelli è chiusi adesso, no? Vedi quei fiori belli. Là? È chiusi. Vedi se ce n'è qualcuno aperto un po' più su? Dentro c'ha tutti i pistilli. Con questi frutti lì c'è se faceva pure le conserve, no? Pensa tu. Perché questo pure, su fiore qui è bellissimo. Sì. La passiflora si vede di meno però in giro. Quasi introvabile. Al castello ce l'ha qualcuno. Io pure una volta ce l'avevo. Vedi, se tu vai là, quello lì si vede bene i pistilli dentro. Tutti, e poi fa tutti quasi viola dentro. Però non c'è belli aperti. Guarda chi. Dove sta il Monte Conero? Sì, il Monte Conero c'è.
Guarda, qua ce n'è un altro aperto. Un po' aperto. Quello lì sopra lì, però c'ha i pistilli bianchi. È una meraviglia. Oh, è bello. È bellissimo. Mi pare che si chiama passiflora, non vorrei dire una cazzata, ma mi sa che mi pare che è quella lì. Però vieni un po' fuori da lì, magari qualcuno si incazza. Sei a mezzogiorno apertura basilica, vedi? Quindi c'è sempre un tra. Padre Domenico d'Acese. 38° anniversario della sua morte. Quanto è bello su Fiore. Dai, andiamo dentro, su. Che dopo, se no non fammi in tempo tutto il giorno a fare tutto il giro delle chiese, eh. Non si può fare foto, io non le fa le foto. No, il cerchio, la croce. Giusto, eccola qua, l'acqua benedetta. Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Peccato, gratitudine. Guarda che bello affresco questo. Discesa al volto santo.
questo. Wow. Molto santo. Ma in appena così lo tenevo io, così si erano le fotografie. Questa immagine che fotografo è l'unica che può essere risultata per la sovrapposizione con la sindone di Torino, perché appare in maniera più distinta di punti di conseguenza. Eh già, qui c'è la sacra sindone. Sì, io. Guarda che roba, è un telo? Io ho un telo. Mi fa vedere le somiglianze. Ah, questo è il museo. Ma le pelli di serpente. Che grossa. Quella non so di cos'è. Cioè, ma questi sono coccodrilli veri, no, questo coso di legno. No, 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 è la pelle di un coccodrillo. C'è pure un euro dentro la bocca. Spada, capelli della gente. Cos'è
Copia del volto santo. Si vede un po' di sbingio. Da dritto non si vede niente. Che roba, tutto di legno. Forte. Museo Volto Santo. Qua cos'è? Corpettino, invalide, stampelle. Mi sa che questi sono tutti dei fiori. Se avete pure date qua. È tipo stampata su un pezzo da plexiglass. Bello il museo. Profumo di pulito. Oh, il pezzo finale è il pezzo migliore. No, lo volevo lasciare alla fine. Lo volevo lasciare alla fine il volto. È la vera cosa, perché di sopra c'è tutte copie. Adeguatamente fa luce, mi sa. Sì. Questa più ha tutto. Almeno qui si vede quella originale. È pure strappata a un lato, vedi in basso? Questa è proprio l'originale, mi sa. Sì. L'agnello immolato. Questa è tipo una cassaforte. Adesso usciamo un'offerta perché io ho fatto tutto il giro. Figura mamma Maria con Gesù bambino. E gli agnelli. Dico un po'. No, l'agnello immolato Gesù. per Gesù, l'agnello immolato per la nostra redenzione. È lui che si è offerto, lui è l'agnello divino. Vittima espiatrice. Ma non è che ha servito a tanto. Perché? E con tutto sto macello che ci ritroviamo. Vabbè.
ho detto per l'anima. Sì, 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 per l'anima, sì. Per la vita eterna. No, per me è venuto per farci felice in questo mondo. Ma era quell'angelo che volto che c'ha lì sotto. Sì. Sai baffi. Mi sa che non è un angelo. Oddio, può essere pure. Andiamo giù della lava che sta qui su. Vedi una foto. Io di sopra già ci sono stato, se vuoi c'è un... di sopra? Sì, c'è un di sopra. C'è... dalle scale laggiù, dietro di là. C'è le scale e c'è pure le differenze tra la Sacra Sindone e il volto questo qui. Te fa vedere qualche punto. Sono entrato nel negozio del souvenir per prendere un souvenir per la mamma di Matteo, che purtroppo non c'è potuta venire, e quindi ho preso una cosetta, poi dopo io la do. Adesso vado fuori, dà fastidio. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Arrivederci. Guarda che soffitto. Scusate. Chiudiamo questa registrazione con l'entrata principale. Un saluto, a dopo.